Valentino, libri stampati da mio fratello e scritti da Pier Giacomo Sottoriva, nostro carissimo amico e che penso conoscerete, ex direttore dell'Ente del Turismo. Io adesso ve li passo, i libri li potete, no, penso che possono venire tutto, vero? Ecco, ve li passo così intanto ci danno un quadro. Passeremo a San Pietro, 174 caduti della guerra di liberazione 43-45, provenienti dai vari cimiteri di guerra sparsi in tutta Italia. 909 sono noti.
dobbiamo andare. Ma quanto montava? Buongiorno. Montava una batteria contro aerei. Questo quanto è successo? Aprile 44. Ricostruire lì sulla collina dove stava. Noi andiamo sulla collina lì ai piedi del paesino antico. Della terra, quindi un paese agricolo, prevalentemente facciamo la produzione di olio e anche però un'altra risorsa del nostro paese è la stramba. Che veniva tagliata, essiccata, lavorata, battuta e fatti loro oggetto di uso quotidiano. La potete vedere anche su quel muro, vedete, quella è la stramba, veniva intrecciata, fatti tappeti, fatti delle scope, imbagliavano le fede, le basiliche che c'erano, e scene di vita quotidiana stavano facendo appunto la processione di 10 giorni, ma era sanissima. Una bambina che veniva qui. Quindi sono tutte immagini autentiche del nostro popolo. Grazie sempre a John Huston. Questa è una donna. Mamma è stata in campo. Sì, sì. Adesso poi vediamo più avanti. Ecco qui, quando era la voglia appunto di ricominciare a vivere, incurati delle mine che erano disseminate. Sì, sì, infatti Gesù si diceva, poi non mi hanno raccontato, insomma. Perché coloro che sono voluti rimanere qui, almeno come giocattolino dell'epoca, e questo è il paese prima della veduta distruzione come era prima. Era molto valore prima, magari ti dava proprio questo. Oggi non sono andata avanti, signore, ma era proprio del nostro paesino, la linea costava da parte dei tedeschi. I tedeschi erano allocati proprio sul nostro paesino, sono stati prima un po' di voi sapete che prima dell'allestizio della loro città del 43 noi eravamo alleati con i tedeschi e dopo siamo diventati alleati con i bambini, no? Allora quando ci siamo tutti ve lo dite?
pensate fare propaganda. Però poi che è successo? Lui, facendo questo documentario, la battaglia di San Pietro, ha fatto vedere al mondo che cosa la guerra fa subire agli animi delle persone, che non ci sono né vincitori né vinti. L'America non gradì questa cosa e fu censurato il filmato per molto tempo, quando tutto ne sta comune in commercio. Che sai, l'America si vedeva in tutta potenza, quindi, però in realtà la guerra è altro. Volevo dire anche che questo posto è stato decorato a medaglia d'oro al merito civile nel 2003 da Carlo Azeglio Ciampi e nel 2008 invece è stato riconosciuto un monumento nazionale da parte dell'attuale presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Quindi a breve adesso partirà il filmato. Vi vedete qui elencate. Altre persone hanno costruito giù a Bari piano piano il nuovo San Pietro in fine. Altri soci che sono morti, avete visto qui fuori il monumento 143, altri dispersi, altri deportati. Vediamo che qui, poi mano a mano, va a toccare per terra, perché che cosa sta a indicare? Che ovunque andiamo, ovunque siamo, è di vitale importanza, almeno per noi, le nostre radici, il nostro cuore, dove sono radicati, dove siamo nati, ed è importantissimo. Allora, il percorso interno è finito, adesso c'è... Allora, scusi signora, allora vediamo, vado a vedere. Allora, appunto, Vittorio Casma, Alberto Gatti. Sì. Andiamo delle brioche. Certo. Magari con la...